Manca, è... siamo andati online zio ma in maniera un po' strana eh? qui c'è tutta la... la grafica sfasata cioè? <ride> proprio oggi è un giorno di merda aspetta che sto mettendo tutti online allora vediamo un po' tu ci sei vediamo, okay. Sì, ci sono anch'io adesso tutto a posto ragazzi, tutto a posto yeah. ah si sì, ho visto il, <ride> la grafica un po' sfasata eh vabbè, dai, oggi doveva andare così, eh sì. insomma, non è che ci potevamo aspettare la giornata no, migliore. No, no, no. anche, anche Streamlabs ne ha risentito, no, adesso però tutto a posto, probabilmente poi quando ti dovrò mettere full screen ci sarà qualche problemino anche lì, vabbè. È il meno, è il meno oggi, guarda. Ma sì, vabbè, ce l'aspettiamo. Porco <ride> Giuda, adesso per quelli che c'erano già oggi pomeriggio in live con l'annuncio di Rossi... Eh, Cosa ho dire? Bentornati. <ride> per quelli che invece si connettono adesso, benvenuti. Oggi live. Sì, è stata una live strana. Eh sì, sì. Tra l'altro era oggi. la mia prima da solo, perché tu avevi già avuto modo di andare da solo per parlare del progetto, storia di GP, eccetera. Io come prima live ho dovuto annunciare il ritiro di Rossi. Molto bene. Sembra sì, che sono partito col botto E eh beh, dai, insomma, è stato il battesimo del fuoco. Sì, sì, insomma, male. Bello tosto. Comunque, beh. Cioè ci sta nel senso, sportivamente, questa qua è un giorno veramente importante sì. perché Rossi ritirarsi più o meno, ce lo si aspettava. Io, personalmente, da inizio anno, pian piano, col passare del tempo, col passare delle gare, ho capito che si stava inesorabilmente andando verso questa decisione ho sempre sperato e come dire cioè con tutto me stesso veramente che riuscisse a recuperare un po' e quindi insomma fare dei risultati convincenti che gli avrebbero potuto dare al massimo ancora un anno di carriera però dico avrei voluto posticipare un po' questo, questo momento perché secondo me è un momento veramente troppo importante per questo sport perché Rossi ha fatto una carriera da leggenda ma è stato l'uomo copertina di questo mondo praticamente da ormai quasi vent'anni per dire. Ah, sì. E quindi mi è, mi, è piaciuto un, um, mi è piaciuta l'intervista che hanno fatto a, a Oliveira. Che Oliveira ha detto probabilmente 3-4 anni fa la MotoGP non era ancora pronta, adesso forse siamo pronti ad attutire il colpo di Valentino che se ne va e ci può stare, effettivamente la, la MotoGP si è resa molto interessante eh, in queste ultime stagioni, sì, sì, me... e quindi speriamo che questo qua possa, possa proseguire ovvio è che vero. prenderà un po' una bella botta, vabbè la botta sicuramente penso tutto il circo, infatti adesso ne parliamo e innanzitutto grazie a Uconsa Uconsa con due a, vabbè, per il follow, e vabbè ciao Anto ovviamente brutta serata per tutti, Danny assolutamente sono partito col botto con la, con la live di oggi pomeriggio e rispondendo a un consa proprio siete meccanici della MotoGP? Eh, purtroppo no. No, no, non, no. no, non lo siamo, eh, quindi no, non siamo, non siamo lì in questo momento in Austria. No. Per... Sarebbe figo, ma figo? Niente, molto guardiamo, triste, Guardiamo tempo. da casa come tutti, esatto, esatto. Quindi no, no siamo dei semplici appassionati nel caso, e... no, però è vero, quello è un tema sicuramente molto importante quello del... Que, Oliveira hai detto che l'ha detto? Sì, Oliveira. Oliveira, sì, perché effettivamente tre anni fa dominio di Marquez, nessun rivale, senza Rossi sarebbe stato un brutto colpo. Adesso che c'è tanto spettacolo offerto anche da tanti altri piloti, secondo me è il momento giusto anche per la MotoGP per riuscire a staccarsi dal cordone umbilicale di Rossi, perché comunque volontariamente è sempre stato lui a trascinare la baracca a livello mediatico, Marquez oltre ai risultati non è riuscito a fare molto di più probabilmente in Spagna immagino che abbia portato tanta gente ma avevano già avuto Pedrosa, avevano già avuto Lorenzo quindi non so quanto in più abbia potuto portare in termini di, di, di audience da parte della Spagna poi per il resto del mondo comunque, l'ha detto Rossi stesso in conferenza stampa, vai in Thailandia e vedi i ragazzini con gli scooter col 46 sopra quindi insomma sì. Certamente, no, no, ma poi allora diciamo che Rossi ormai come ha detto anche lui, sono anni e anni che sembra che debba piantare eh, sì. il casco al chiodo. Se ne parlava addirittura nel 2007, poi si è ritornati dopo il biennio in Ducati. Eh, praticamente dal 2017 in poi, ogni anno era sempre un terno all'otto. Eh, Valentino avrebbe continuato perché come ha detto lui lui si sente un pilota e tutto e si aspettava e probabilmente secondo me un po' tutti noi ci aspettavamo qualcosa di più in questa stagione quel qualcosa di più che non è arrivato eh, io la mia idea l'avevo già mh, esposta io sono convinto che ormai Rossi abbia resistito tanto a tanti cambiamenti generazionali cioè un mondo che va veramente veloce <coughs> In, eh, mi, e nonostante io siamo... ah, c'è la tua immagine che ogni tanto mi salta. aspetta che ti rimetto giusto, ah. Ah, forse perché avevo modificato l'audio un, un attimo. Ho scoperto mi sa che quando ti modifichi ah. l'audio ti vai a puttane con l'immagine, roba strana. Niente, devo niente da fare. <ride> vai, vai, vai. S tranquillo. Stasera non <ride> no, no, non, non, ingra... non fa bene. No, quello, quello che dicevo, è, adesso forse mi sono anche un po' perso, oddio, mi sono perso Ho fatto perso. tanti salti eh... generazionali. Sì, no, ha fatto tanti salti generazionali, grazie per, per resistere sempre al nuovo che avanzava. Secondo me si è arrivati a un punto dove non, non ce la faceva più, nel senso Rossi in questo momento probabilmente, anche nelle ultime live, negli ultimi video, penso che a velocità pura lui sia in grado di fare un giro veramente veloce, però si è arrivati all'estremo del cambio generazionale si è andati verso uh, delle nuove generazioni di gomme le moto diverse cioè, Rossi, se guardiamo una gara di Rossi nei dei primi anni e, e la confrontiamo con una delle ultime a livello di stile di guida sembrano passate decadi su decadi che alla fine sono passate lui ha resistito solo che adesso non ce la può più fare probabilmente sì. quindi mh, è giusto così nel senso io mi sono convinto che, che era giusto così mh, anche perché C'erano era, più contro che pro nell'andare in Ducati. Cambiare sarebbe stato troppo rischioso. Poi per una stagione, cioè quanti piloti abbiamo visto negli ultimi anni cambiare in una stagione, non riuscire a dimostrare nulla. Quindi sono dispiaciuto perché è arrivato questo momento e speravo non, non arrivasse mai. Probabilmente per certi versi. Eh, Forse, se nel 2015 le cose fossero andate diversamente, secondo me come dire, mi sarei sentito un po' più in pace con me stesso, del tipo avrebbe vinto il decimo titolo. Sì, continuava, però il ritiro non sarebbe stato poi così drammatico. Secondo me, dopo il 2015 sono stati sempre tutti anni dove c'era sempre quella speranza di, di rivalsa, quella speranza di vincere il suo decimo titolo e quindi è diventato tutto un po' mh, come dire per un certo verso quasi morboso, no? C'è cioè il fatto di tutte le volte accostarlo al titolo sì, sì, e eh dai accanirsi su quello buono. Accanirsi quando in verità se lo vinceva nel 2015 ne aveva vinti 10, ah, sì. aveva battuto chiunque anche su cioè avrebbe battuto anche Marquez in un mondiale e sarebbe stata una roba incredibile, però eh, escluso questo discorso va bene così nel senso non è che eh, non si può tornare indietro io sono stracontento di tutto quello che, che ha fatto Ross comunque ehm, ho visto il commento di con Sa peccato io non ho mai visto una singola gara di MotoGP perché mi annoio dopo il primo giro nonostante sia un fan appassionato di motori ma secondo me le, le gare delle ultime due stagioni sono... Più divertenti rispetto a gare di MotoGP di anni, Vero, anni fa, ma fanno anche di motori che motori perché tipo MotoGP penso ci sia, Formula 1 che è simile, quindi magari gli, gli piacciono qualche altro tipo di gare, non so, rally piuttosto che non lo so, magari non gli piacciono le gare in pista. Comunque, Luca, io vi sono vicino, grazie mille, maledetto tempo per la Luca. citazione di Francesco Totti nel discorso finale. 2005, 2015 un buco nero dal quale forse non riusciva a distaccarsi, sì, lui, ma anche i tifosi. Secondo me, dopo un po' lui, cioè, nel senso, lui sicuramente se lo porta dentro. però col passare degli anni l'ha fatto pesare sempre di meno. E invece, magari, sì, secondo tra i me, fan me, è rimasta di più. È stato bravo in, que stato bravo in quello, c'è da dire che. Um... E quello è stato un buco nero penso per questo mondo in generale, cioè, comunque sia quello è stato un anno che si ricorderà per sempre in questo mondo, e come dire, ha segnato un po' tanto quella che è la nuova generazione. Perché, come hai detto te, Marquez prima eh, ormai è un robot alla ricerca di, di, di risultati, non si è mai trovato un personaggio così e poi. Mi è piaciuto un tweet di Biasin che è un giornalista che seguo su Twitter, che lui è molto tifoso dell'Inter, quindi mi, lo seguo appunto perché certo. dà sempre degli spunti interessanti. Penso nel 90% dei casi di essermi sempre trovato d'accordo con lui qualche volta, no? E, mh, che ha detto appunto, anzi forse ce l'ho qua, e mi piacerebbe leggerlo perché è proprio tu carino, cioè, è stato veramente interessante. Ok, ce l'ho. Ok. Ricordo l'ultimo GP del 2015 a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che protegge Lorenzo. Rossi perde un mondiale che aveva strameritato, tutti i presenti urlano Rossi, Rossi, tutti, in Spagna. Valentino non è un pilota, è l'emoto. Eh, secondo me racchiude molto questo qua e appunto la gara di Valencia di quell'anno... Lo, lo dimostra eh, un titolo, sì, Biasindice è strameritato nel senso: non che Lorenzo l'abbia demeritato, eh, cioè quello lì no. però è ovvio che Valentino era arrivato primo all'ultima gara. Quindi chi sta davanti di base merita di più. E, mh, però, insomma, è stato cioè, ed è anche difficile, come dire, adesso con un po' la foga de della giornata di quello che è successo, va andare a, a prendere degli episodi. Però credo che quello del 2015 abbia condizionato tantissimo la seconda vita in Yamaha di, di sì, Valentino. Sì, sì, quello è stato sicuramente. Ma già soltanto che lo classifichiamo come evento che ha creato un prima e un dopo la MotoGP moderna, figurati se non ha condizionato la vita di Valentino. E, e comunque, carina, in ogni caso, anche se con meno foga, meno rabbia, meno rancore, ehm, come dire. Entra sempre in ogni discorso, sì, sì, sì. perché è stata proprio cioè, e questo ad avvalorare quello che è Valentino, cioè di base quell'anno lì Marquez ha scelto di non poter più essere un personaggio amato, e infatti quella cosa lì non... sarei curioso di chiedergliela, perché dico ma che cazzo ti ha Beh, fatto il fare? Il sogno cioè, è stavi... riuscire a diventare un pochettino più famoso, se vogliamo, in questo ambito e riuscire davvero a fare un'intervista a Marquez faccia a faccia e chiedergli cose come questa proprio, proprio a livello umano non tanto eh sport, sì, ma secondo che... me insomma in quei casi lì sopra soprattutto sarebbe bello ehm, incontrare piloti però io penso che in una sfera così se corrono ancora non si può entrare tante Poi, no beh certo, comunque, bisogna aspettare il ritiro sia, penso, penso, penso che uno spazio Potrebbe far... È un po' come se ne dovessimo parlare con Lorenzo, cioè non ti verrà mai a dire, eh, cioè oh, mostrare roba. segni di pentimento che roba. Ma no, certo. Io non riesco a capire veramente perché ogni tanto ti, ingra... ti si ingrandisce l'immagine. Eh, vedo <ride> che sto no, saltellando un po', ti metto giusto. Davvero, non ho, non, ho, non ho capito la logica, ora non ho più toccato l'audio. Quindi oggi è proprio la eh. giornata Vabbè, tanto così. Che, che fai. Questo check, io ecco. leggo un po' di commenti. Vai, vai, Ucon. Uh, Sa veramente mi piace tutto. Mi piacciono le moto, mi piacciono gli scooter, ma anche le macchine, sia giapponesi che americane. però qualsiasi tipo di sport in un circuito mi annoia subito, perché alla fine solo circuito non è come viaggio, oppure corse per strada. Sì, nel senso, oh... beh, qua, eh, oddio, questa è una critica oddio. che ho sentito più di una volta. Ai, diciamo che. Insomma, le, le corse per strada sono particolarmente pericolose, quindi è un po' come tornare indietro nell'antica Roma e vedere i gladiatori che danno spettacolo, ma i rischi sono secondo me troppo elevati. Cioè, io personalmente non, come dire, ammiro il coraggio e l'incoscienza che hanno quei piloti, però non è qualcosa che mi piace, cioè, vedrei il rischio troppo, veramente troppo, troppo vicino, quindi non, non mi piace. E sì, beh, ci sono circuiti sicuramente più noiosi di altri, gare più noiose di altre, però ci sono anche circuiti davvero molto divertenti e dove si sono viste bellissime gare. Sì, poi comunque vedi, eh... vedi diciamo l'interpretazione delle piste di diversi piloti, cioè è anche bello proprio vedere come alcuni piloti riescono a interpretare le piste e vabbè poi i duelli, gli sorpassi, chiaramente tutto quanto secondo me. Una volta che entri nel mood giusto le apprezzi tanto, perché comunque io stesso anni fa, mh, quando lo seguivo proprio così tanto per, cioè magari eh, tornavo a vedere la gara quando era quasi finita, così vedevo chi vinceva, anch'io ero affaticato, ma perché proprio non ero entrato nella logica della, del motociclismo, del moto mondiale, poi una volta che ti appassioni secondo me, poi oh, per carità uno può sempre ritenerle ma... non adatte tu sei tornato grosso Guarda... frattempo. ma che cazzo <ride> <ride> ti dico um, sì io ci, ci sono stati dei periodi in cui la, la, la... non è che la passione vacillava però la voglia di vedere le gare sì cioè, cioè effettivamente il biennio di Rossi in Ducati è stato difficile cioè lì qualche gara più che altro quando vedevo come andavano le prove la saltavo poi non lo so perché ti dico quest'anno le ho guardate tutte e guardate forse è peggio di, di quel biennio lì però sai si cresce anche un po', la passione cresce con te. Cioè, io adesso ero disposto a vedere Rossi anche terz'ultimo. E, um, per me, Valentino Rossi ha vinto il decimo. Ma io, beh, io, sicuramente, dentro di me considero il titolo del 2015 vinto. Cioè, è un sogno, un sogno che si è spezzato nella realtà, ma eh, cioè, considero tutto il mondiale fino a Sepang per dire. Comunque pure Marquez ha speso belle parole, è sembrato più lucido del solito, ma più che altro mi aspettavo Misano non oggi. Ma secondo me ha fatto oggi e non Misano perché sennò la tirava un po' per le lunghe. Mm -hmm. Penso che eh, comunque non dico, non dico che sono andati lì a digli oh, quindi però sai qualche mezza pressione da parte comunque di Petronas che si deve tutelare. Comunque lui aveva detto che dopo le vacanze sapeva, avrebbe fatto sapere qualcosa, quindi penso che sia stata più una decisione di coerenza e non di cuore no, esatto um, Marchez ha speso belle parole è stato più lucido del solito ma io come dire conservo dentro di me l'ipotesi che Marchez abbia avuto un, un peccato di rabbia giovanile nel 2015 che probabilmente se le cose fossero successe adesso dovessero succedere fra due anni simili al 2015 cioè prendiamo il 2015 e lo portiamo quest'anno barra fra due anni magari non andrebbe proprio uguale, cioè in quel momento lì Marquez era arrabbiato giovane mh, giovane ah, sinceramente arrabbiato non so perché perché alla fine comunque sia ehm, no, Rossi non è che ha fatto cose come dire veramente cioè non gli ha tirato via il mondiale a Marquez Marquez si era dietro perché ha fatto certo. tanti errori suoi, poi c'è stata sfiga, quello sicuramente però boh, Marquez ha deciso che era talmente forte che si poteva permettere di, di essere quasi il dio della situazione, cioè di decidere lui come dovessero andare le cose. Però, ripeto, sono, sono gare patetiche, gare che nella memoria degli appassionati rimarranno per sempre. Cioè quella di Sepang. Quando tu puoi vincere una gara a mani basse, invece decidi che devi puntare il terzo per. Farlo eh, smarmettare oppure gare come quella di Valencia, dove tu decidi che la gara la devi e boom! Quando te quella gara lì la potevi vincere a mani basse, esatto. però avevi, avevi paura che ovviamente. Eh, Pedrosa poteva portare via Tia Lorenzo, è un peccato, nel senso, a ripensarci fa tanto male. Eh, però vabbè, le cose sono andate così, è stato un vero peccato. Penso tanto anche per la sua immagine, perché alla fine credo che nella, come dire, nel corso del tempo sarà quello che pagherà di più certo. questo. Perché Rossi in quella situazione è uscito praticamente da eroe, probabilmente più eroe così che non con il titolo in mano. Sì, <ride> sì, 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 ma penso veramente che Markets in realtà comunque... È sempre stato abbastanza lucido anche dopo, anche subito dopo il 2015. Nel senso che per lui non c'è stato niente in realtà. Cioè, se, rim se rimaniamo alla sua versione ufficiale, lui a Sepang non ha fatto niente di strano: ha avuto un contatto ed è caduto. Valencia è stata una gara normale: ha, ha fatto di tutto per arrivare secondo, boh, finisce lì. Dopodiché sì, sì. si è sempre trovato a parlare in maniera molto blanda, molto a volte anche scherzosa, no? Quella volta della stretta di mano mancata tra lui e Rossi in conferenza stampa, no? Dove ha detto, oh, ma io gliela posso anche dare, la mano. Però è lui che e la fa... ci ha provato, gli fa, no, 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 no. Quindi, cioè, secondo me, fuori oh, o no. <ride> tu continui a cambiare dimensione. Perché è sta cosa? Niente. Oggi è Sbarello. Provo... Ma dici che c'è qualche problema io? Uh, sai che non lo so. No, non credo, però, sinceramente. Secondo me c'è qualcosa che non va con Skype. Perché ragazzi, siamo passati a Skype per, per parlare, ma si vede molto meglio Ale. Però questo problema qua, mannaggia, bisogna, bisogna risolverlo. Adesso finisco il discorso e poi provo a fare una roba. E dicevo, quindi secondo me lui è sempre stato molto fuo, è come se non, non gli riguardasse veramente, non lo riguardasse veramente, cioè lui c'è stato nel 2015, ma è sempre riuscito a cavarsene fuori a parole quindi non mi sorprende per niente che abbia fatto eh, che abbia detto cose buone nei confronti di Rossi per il ritiro. Secondo me, però, si è tradito in occasioni come Misano 2019, quando ha esultato come un pazzo dopo aver vinto quelle cose lì. Se sei veramente lucido, se sei veramente senza problemi di ogni tipo verso quella persona, non, non fai quelle cose lì. Quindi, secondo me, da lì si è no. palesata la sua sofferenza nei confronti di Rossi. Ma ah, secondo me ci, ci sono cose che verranno fuori. Forse ne abbiamo parlato in qualche live: ci sono cose che verranno fuori dopo. Perché si parla appunto di mh, Philip Island. Che c'era stato uno scontro verbale addirittura prima di iniziare ah, le sì, prove, sì, certo. appena erano arrivati lì, cioè ci sono tanti, tanti tasselli che non conosciamo. Eh, poi, eh, ripeto, è un dispiacere perché sono quelle cose lì che macchiano lo sport eh, che, che ti piace, macchiano in particolare una persona, sono d'accordo con te, cioè il, il Misano quell'anno lì è stato veramente patetico, anche perché devi sempre ricordarti, secondo me, che è un attimo che poi eh, la situazione si capovolge e sei tu dall'altra parte. Quindi io penso sempre che il rispetto sia dovuto e poi tanto quel mondiale là non l'avrebbe vinto comunque, eh, quindi probabilmente lui aveva scelto che Lorenzo era meno esatto. peggio di Valentino. Vorrei Valentino a 10 titoli, era più lontano da raggiungere. Sì, sì. Aspetta che intanto provo a fare quella cosa che ti ho detto. Quindi... Certo, io invece vado avanti Bravo, qui. Ti con sentiranno me. solo audio, eh? O forse neanche? Aspetta un attimo. No, no, aspetta zio. Aspetta, aspetta. No, perché non ti sentono adesso visto che ho tolto la sorgente. Quindi ragazzi, scusate, Il bello della diretta come al solito. Allora, fammi fare così. Proviamola in questo modo, vediamo se cambia qualcosa. Ti metto così. Bam. Guardate che bello che è Alessandro. Madonna. Allora. Adesso sei totalmente full screen, ti vedrai anche, mi sa. Oh yeah, poi ti met... eh no, ma io lo vedo sempre ah, con un ragione, pelo detto, di ritardo. Poi ti metto così, tac. torni bello come il sole qui. E poi vediamo per l'audio. Teoricamente, devo abbassarti un po' perché sennò gli esplodono le orecchie. E devo solo metterti in mono. Vediamo un po', prova un po' a parlare. Parlo. Non so se va bene. È no, di... datemi una conferma nel caso. Perfetto. E comunque leggevo appunto se non avesse ultra dominato nel 2014, nel 2015 sarebbe arrivato con un'altra mentalità più disposta ad accettare la sconfitta. Eravamo rimasti lì, giusto? e la sì. mia opinione è che Marquez pensava soprattutto dopo i due titoli vinti di sostituirsi a Vale solo che anche se lui vinceva le gare Rossi era sempre più seguito sportivamente oddio aspetta mi è saltata la riga sempre più seguito da fan giornalisti e ai lavori per questo ha cercato di umiliarlo sportivamente almeno così è come mi immagino il pensiero di Mark Marquez penso siano vere entrambe le cose cioè, sicuramente si sentiva un mezzo, un semidio dai dopo il 2014 e sicuramente... Penso che abbia pensato una cosa del tipo ok, ho vinto un numero di gare che Rossi non è mai riuscito a vincere in una stagione, ho fatto un sacco di pole, sono cazzo di re, adesso è il mio momento. E invece proprio con quell'anno Rossi è riesploso. E quello secondo me è stato destabilizzante per lui. Ho notato che comunque dopo il suo infortunio l'odio è un po' calato, ovvio, rimangono quelli ancora feriti dentro. però boh, ho notato sta roba. Prima veniva visto come il robot imbattibile bastardo che ha rubato il titolo a Rossi, ora forse lo vedono un po' più umano. Che sia effettivamente più umano lui. Sì, anche su questo. su quello sono, sono d'accordo. Mi sembra un attimino cambiato a livello di, di approccio, di mentalità, le gare, eccetera. E penso anche sia normale dopo quello che è successo. Bisogna vedere se i risultati. Metti che dovesse tornare a fare risultati molto, molto importanti se cambia, ma però sì. Sinceramente, penso che ormai sia, sia finito. Come diceva Alessandro qualche live fa, il vecchio Markets non lo rivedremo più. Cioè, sarà per forza una versione aggiornata. In meglio o in peggio non si sa, ma sicuramente aggiornata. Sicuramente, credo ridimensionata. Cioè io mm. penso che gli altri sono arrivati, soprattutto cioè Quarta Raro quest'anno fa paura. Eh, considerando che insomma, Marquez ha vissuto l'inizio, l'affacciarsi di Quartararo nelle prime posizioni, esatto. e adesso quando tornerà davanti Marquez, si ritroverà un Quartararo che ha già confidenza anche con la vittoria, e che qua probabilmente Quartararo dentro di sé non vede l'ora di poter affrontare Marquez, anche perché adesso Quartararo è un fire, quindi si sente lui il più forte. E, sì, secondo me più che cambiamento passa il tempo, ti rendi conto che forse prima di insolente cerchi un po' di, di cambiare la, la tua immagine facendo dichiarazioni politicamente corrette. Sì, lo stesso Rossi, yes. eh? cioè, sì. guarda, eh, dichiarazioni contro viaggi, gli tira il culo e arriva dietro domenica. Sì. Cioè, quando mai gli avevi eh, sentito più me dire sì. ultimamente? Diciamo che probabilmente Marquez ha vissuto delle manie di, di, di onnipotenza dove ha deciso lui di essere l'ago della bilancia, anzi più del lago della bilancia, di essere lui proprio a spostare le carte in tavola, quindi vedremo, certo è che oggi, non so se avete visto tra l'altro la maglia con sul 46, mm. fan club ufficiale, questa non mi ricordo se è del 2009 o del 2008, penso 2009 sinceramente, e oggi esco un po' dai, dai ranghi, Dato che devo essere sempre politicamente corretto, oggi faccio un po' di più quello fazioso mm -hmm. e dico: Marquez, non stai simpatico. Ma non tra l'altro, <ride> oh, stavo cenando, c'era acceso il TG5, credo. C'era il servizio mm -hmm. tipo super strappalacri eh... cioè, Sembrava fosse morto Rossi. Tipo, eh, eh, vola in una stratosfera in cui continuerà a viaggiare. Ma no? Madonna, dove è andato Rossi? No. E, e, e hanno proprio detto testuali parole nel 2015 rubato da un complotto di Marcus Lorenz, ma, ma veramente l'hanno detto, <ride> tra sì, Prima eh, serata, di TG5. fuori di testa, fuori di testa. Sono... Ma ti giuro, sembrava veramente che dicessero un angelo che, che ci ha lasciato. Tra un po' era veramente una roba imbarazzante. Sì, sì, è veramente tragico. Comunque il Marquez del 2019 mi sembra veramente un robot cazzo, perfetto, super determinato ogni intervista, più sciallo. Ma si sì, possono dire le parolacce su Twitch? Cioè sta Vabbè, roba quella con la N no chiaramente, eh, per il resto mi sembra di sì, cioè parolacce normali penso proprio di sì. Sì sono contemplate, comunque il del 2019 è stato sfermo. Aspetta sferbo. zio sia stata una... Madonna, santa, che no, c'è stato una, un audio assurdamente sconnesso. Non so se ci sono problemi di linea, però ogni volta che c'è quel problema di linea tu cambi dimensione. Quindi oggi devo capire qual è sto problema. Va, 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 va. Adesso sì, sei pro... diventato enorme, io non ci sto più dietro. <ride> sì, capito. comunque sono d'accordo con Fusilli che si può anche bestemmiare, ma è meglio evitare. No, era ah, per beh, dire sì, che no, si no, no, scappa certo. un cazzo, un minchia ogni tanto. che non Sì, niente. quello no, 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 quello assolutamente. Diciamo che. C'è bastata l'esperienza di uno che è venuto in chat, ha tirato giù un bestemmione. Siamo a posto così. Anzi, io sono totalmente contrario anche perché noi vorremmo cercare di creare qualcosa di molto easy, ma molto sì, poi, tranquillo. Cioè, che ti serve e, boh. bestemmiare ogni due per tre nel senso della no, no, parte di zero proprio <ride> Comunque, no, prima che mi disconlegassi un'altra volta, se sì, succedesse sì, sì. ancora il poi... solito casino. Ho detto mh, che sono d'accordo con Fusili sul 2019, cioè era un robot che non sbagliava mai, cioè il 2019 Marquez ha fatto una differenza abissale. Non so se era lui veramente super top oppure se sono mancati tanto gli altri, mm -hmm. perché effettivamente nel 2019 è mancata tanta gente, dovizioso in primis. Sì, no, no ovviamente c'è anche quello, il fatto che bisogna anche cercare di pensare e di immaginare un Marquez 2019 portato nel 2021. Cioè, quanta differenza avrebbe fatto? Cioè, sarebbe stato veramente così tanto superiore agli altri oppure no? Perché effettivamente di avversari di un certo livello, considerando che nel 2019 Dovizioso era considerato l'anti-Markets, ma come ho già fatto anche vedere nel video sulla miglior stagione di sempre, in realtà è sempre andato peggiorando Dovizioso e anche al suo apice non è mai riuscito ad arrivare vicino al livello di Markets. Insomma, se quello è l'anti-Markets, gli altri cosa sono? e quindi di conseguenza ci sta anche che abbia dominato così tanto in più rispetto agli altri ma ovviamente non toglie il fatto che quelli sono comunque i migliori piloti del mondo, quindi se Alessandro continua a ingrandirsi <ride> porco demone, <mani. ride> quindi se quei piloti non e eh, poi mi vai dappertutto madonna, se quei piloti non riescono a stargli letteralmente dietro mai, eh, tu comunque la differenza l'hai fatta a prescindere, cioè sei comunque qualcosa di più. Punto. Sì, no, magari beh, non da 13 ma... vittorie, ecco, magari un po' meno, però nella storia ci sono stati tanti piloti Rossi in primis che hanno realizzato stagioni così dominanti, quindi è chiaro che eh, ci può stare in ogni caso, però Marquez veramente veniva da tutta la sua carriera in MotoGP a fare così sostanzialmente. Quindi forse solo il 2016 è quello che ha 2016-17, anzi più il 2017 che ha dominato meno, tutti gli altri. Non c'è stata partita, cioè, proprio non c'è stata partita. No, no, assolutamente cioè, sono, sono d'accordissimo. Sì, forse 2016, 2017, eh, il triennio, ecco 2015, 2016, 2017, per una combinazione di fattori. Nel senso, nel 2016, le Yamaha comunque sono sempre state veloci hanno sprecato davvero tantissimo. Perché, solito discorso rossi. Nel 2015 stava per vincere il titolo. A mio avviso l'ha vinto. Ehm, nel 2016 probabilmente nella pione era addirittura più veloce dell'anno prima. Ehm, anche consideriamo appunto e non mi ricordo poi dove si è steso anche. Si è steso anche ad Austin, in gare dove poteva fare benissimo. E già solo Mugello e Assen potevano 50 punti. Non so quanto. Quanto distacco è finito dietro da Marquez nel 2016, forse 60-70 punti? Quindi, eh, quello sicuramente poteva essere una possibilità. Il 2017, boh, un po' perdovizioso, un po' perché magari eh, si è ritrovato un avversario che nella parte centrale della stata una svolta al campionato, però vabbè, per il resto, 2018-2019, secondo me il mondiale non è mai stato messo in discussione. Così eh, come no? il, 24, beh, il 2014, è penso una stagione irripetibile da parte di, di chiunque sì. Beh, diciamo che come dice giustamente Fusilli poi parliamo anche di, del discorso Quarta raro così intorno diciamo anche la stagione che deve venire eh, quell'anno non facevano tanto pure 13 vittorie anche nel 2014 le ha fatte il punto è che nella giornata storta faceva secondo assolutamente sì, sì il 2019 non l'ho sottolineato sì, abbastanza sì. ma il, il problema vero per gli altri era quello che quando andava male faceva, faceva secondo e è chiaro che con un pilota così tu dici: Sì, va bene, io posso vincere anche la... una gara, la posso vincere, due gare le posso vincere, ma intanto lui vince tutte le altre. Quando io vinco, lui mi arriva dietro subito, e quindi cosa fai? Era veramente imbattibile per quello. 2014 invece si può dire che ha annientato tutti con 10 vittorie di fila, poi il resto gestito male, un paio di altre vittorie, insomma, niente di, di sensazionale tra virgolette, ma tanto ormai la concorrenza era già distrutta, quindi è normale che anche... cioè è normale, è sì, una sì, stagione sì. che proprio non ha avuto rivali Quell allo stesso modo. Quell'anno lì era stata una sofferenza perché veramente sembrava un campionato insensato certo. a un certo punto. Sì, sì, a un certo punto dicevi, ma questo vince sempre, cioè, stiamo guardando, capito? Invece... Cioè era più un... Quando arriverà il momento in cui finalmente esatto. perde? infatti a Borno <ride> era proprio stato l'evento perché Marquez non solo non aveva vinto, addirittura fuori dal podio e quindi sicuramente eh, e quello era, era la cosa di cui parlare, non la vittoria di Pedrosa, ma il fatto che Marquez non avesse vinto. E poi Dominato dice nel 2017 Dovizioso poteva vincere ma a causa della sua incostanza è arrivato a Valencia dove era molto difficile vincere. Sì, e più mettici che Marquez ha fatto molti più ritiri di Dovizioso, quindi cioè... Gli ha dato modo, gli ha quasi servito il mondiale. Problema che Dovi ti fa tredicesimo a Phillip Island e quindi non lo vince il mondiale. Poi, vabbè, c'è quel no, salvataggio sì. a Valencia di Marquez che dice: vabbè, è proprio destino Lavorosa. che le deve vincere lui. però è, sì, sì. è anche vero che Dovizioso non era, non era al livello, livello di Marquez, ma con delle vittorie, con alcuni buoni piazzamenti, è riuscito a stare in scia. In una stagione di Marquez difficile in cui ha sbagliato tanto, però in una stagione come il 2019 non l'ha neanche visto per sbaglio, chiaramente. E quindi insomma. È... No, beh, poi a markets appunto eh, come nel 2019 il risultato peggiore, cioè la media dei tuoi risultati, se prendiamo eh, du du due risultati a caso a campione, cioè sono o 25 punti di media o 25,5. Quindi è imbarazzante, cioè di media potrebbe avere tranquillamente più di 20 punti a gara, certo. cioè se di media in una stagione hai più di 20 punti a gara non, no, non sei fai, automaticamente cioè, campione cioè, non... eh sì, perché è, è come se te arrivassi sempre per il secondo fai 18 gare a arrivare secondo e gli altri vincono un po' uno, un po' l'altro, un po' uno arriva a quindicesimo un po' sesto, vinci sì sì, eh, matematicamente non puoi cioè, fare diciamo che lui lì ha aperto un discorso che sembra che stia trovando come dire conferme nelle stagioni che arrivano. Cioè Mir l'anno scorso ha vinto un titolo con la costanza. Quest'anno stiamo imparando che sicuramente la costanza ti aiuta sì. a stare in alto, vedi Zarco. Ma soprattutto per vincere ti serve Ok, vincere le gare ma ottenere buoni risultati sempre. Cioè comunque una costanza verso l'alto importante. Poi vabbè, per l'amor del cielo, magari con quarta rara non c'è neanche bisogno perché sei talmente forte che ne hai vinte quattro ma ne potevi vincere sei perché ti è andata di sfiga. Sì, 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 esatto, vedi, Costanza stima sui primi due gradini, alla fine è quella, due, un po' anche sì, tre, sì, Costanza anche verso sul terzo ci può stare, comunque finire sul podio è veramente diventato la base, ma la base, base, base per vincere un mondiale. Non che prima non fosse così, però adesso sei costretto. Vabbè, no, vedi, vedi Rossi nel esatto. 2015. Il titolo di Rossi nel 2015 è stato costruito sull'essere costante sempre e a è arrivato tipo otto volte cioè, terzo. Se eh, andava male, ma sì. Quindi sempre sempre terzo quando andava male Rossi, quindi in realtà è stata un'annata veramente veramente tosta nonostante solo 3,4 4 vittorie. Quelle 4 vittorie gli sarebbero bastate per, per vincere il mondiale perché poi avrebbe in un'ottica normale ti avrebbe fatto tipo terzo a Phillip Island, quarto magari a Sepang e terzo a Valencia vinceva il mondiale, cioè poco da fare. Anche perché le ultime tre le avrebbe sì, vinto sì, tutte sì. i markets, togliendo punti a, a Lorenzo, quindi c'è poco da fare. Ma adesso, giusto per chiudere sto cerchio sul 2015, che a me piace sempre sì. riaprirlo, eh, non so se, se l'hai no, capito, sai... ma secondo te... Adesso ti faccio una domanda, dimmi? Mm, no, no, non no, niente, sento? no, è perché sei, sei scazzato, sei un attimo... Ok, infatti era partita anche la grafica, dimmi, dimmi. <ride> dimmi. <ride> No, adesso faccio una domanda a te e, e a chi ci segue e se Rossi non l'avesse portato fuori pista a Sepang sì. cioè quello che dico io è boom, Rossi capisce che la situazione è veramente grave cioè del tipo che Marquez vuole fare così e rallenta apposta nel senso cerca di tenersi Marquez davanti rinuncia a far bordello e si porta a casa i punti o magari prova ad aggredirlo all'ultimo cioè quello che intendo io è non non doveva cercare di stargli sempre davanti per forza. Sì. Secondo voi poteva essere una possibilità oppure no? E quindi non essere squalificata a Valencia e quindi cercare il tutto per tutta Valencia? Perché adesso non lo so se con la quarta posizione per dire sarebbe comunque arrivato prima a Valencia, eh. però non sarebbe, non sarebbe partito dall'ultima posizione di conseguenza, visto la velocità che aveva. PER lo meno poteva provare a giocarsi il podio a Valencia. Sì, eh, diciamo però, sai qual è il problema secondo me? Che Marquez faceva la stessa cosa a Valencia, magari, per esempio. Quindi gli rendeva impossibile quindi comunque... avrebbe fatto scudo. Mm -mm -mm. Secondo me, anzi, da un certo punto di vista... Cioè, Marquez comunque è riuscito in un qualcosa di perfetto perché è riuscito a stare dietro a Lorenzo, perché da quanto ne aveva di più è stato difficile anche quello. Stato è stato difficile, eh è riuscito a stare dietro sì, a Lorenzo sì, sì. e poi è riuscito anche a contenere all'ultimo la rimonta di, di Pedrosa. Di Pedro Rosa. E, in, e stando lontano da Rossi, quindi Rossi si è potuto fare la sua garcia: cioè chi l'ha aiutato a passare, chi no, ma in ogni caso, chiaramente ne aveva più di tutti. Ha finito al suo quarto posto. E sai, se Marquez avesse sbagliato qualcosa, tipo avesse vinto per sbaglio, magari Rossi adesso era campione. Però era la miglior ipotesi per Rossi, secondo me invece correre normalmente si rischiava di rivivere una seconda Valence e una seconda Sepang, anche se però c'è da dire mm. se un pilota ti fa così una volta, bisogna anche vedere come sarebbe continuata la gara perché effettivamente stiamo il, io la cosa che non capisco del 2015 la, il, la disconnessione logica di tante persone che ancora non riescono a capire la porcheria che è successa cioè questi al primo giro battagliavano come se fosse l'ultimo cioè al primo, comunque i primi due o tre giri hanno iniziato a battagliare come sì, se fosse. Sì, sì, sì. Non è normale, cioè, no, non puoi venirmi no, a dire Eh, ma Rossi l'ha portato largo, sì, va bene, ha portato largo, ma quello che è successo prima non è normale, non può succedere, non deve succedere. Quindi tutta la gara no, non so no, come no, sarebbero andati avanti tu... con quel ritmo lì, capisci? No, 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 ma va, è assurdo, sì, sì, ma poi c'erano tante cose comunque già nel weekend di Sepang eh, studi che venivano fatti in pista sì, Marquez sì, sì, che sì. cercava di portarsi dietro piloti per fargli fare il tempo ma eh, no certo ce ne sono ce state è... di cose e quindi tu dici va bene lo, metti che veramente non, non lo faceva uscire di pista facevano una gara assurda però poi ci sarebbero stati strasci che anche lì chissà che bordello poi se, fa una, se rifà una cosa così a Valencia io spero che in questo universo parallelo Markets viene squalificato, perché non gli puoi far rifare la stessa cosa, nel senso Capito? no, no, beh, era giusto per sì, chiudere, sì, sì, una roba per un chiudere po'. il cerchio ma, ma sono, sono d'accordo anche con Fugili che dice sarebbe mm -hmm. stato peggio era solo per immaginare uno scenario diverso ecco, certo, certo Quello, diciamo che forse l'unica cosa che poteva andare bene era del tipo, boh, Lorenzo si sdraia e buonanotte. E quindi i piani di marketing di quel paese. Certo, sì, lì era per Lorenzo alla fine è stato fondamentale rimanere in, rimanere in piedi. Si può dire. Vabbè, dai, comunque, capitolo 2015 chiuso, capitolo Rossi socchiuso. No, che chiuso, adesso ah, parte sì. lo ritiriamo subito. Tornerà, eh. tornerà a farci compagnia, così come quello del ritiro di Rossi. Perché da qui a fine anno, figurati se non ne parleremo tipo in tutte le live. <ride> e eh, Vedi guarda se Lorenzo si sdraia a Malesia, sarebbe, cioè, se Lorenzo si sdraia, a Malesia sarebbe rimasto un episodio a sé, effettivamente. Quindi sarebbe stata una roba completamente diversa. E, e niente, invece, c'è da parlare del mondiale che arriva, che continua. F fortunatamente mancherà Rossi, ma non mancheranno le gare e proprio Quartararo, riprendo quindi il commento un po' mi dispiace per Quartararo vincere il titolo nell'anno del ritiro di Rossi non avrà lo spazio mediatico che meriterà Allora, innanzitutto complimenti per la enorme cuffata Quartararo tipo la mia dell'anno sì, scorso sì. quando faccio sì, per me Quartararo vincerà il titolo dopo tipo quattro gare no beh, basta che non... sì, o la tua o la cuffata che ho fatto a Alex Lowe esatto che... Era più o meno sulla stessa Noi riga. Non siamo esperti di, di gufate, diciamo, ma a parte questo, ehm, beh, devo dire che effettivamente, da un certo punto di vista, è un peccato tra virgolette per lui perché, sicuramente, se poteva avere 100, adesso avrà magari 75 di esposizione. Perché, comunque, stiamo parlando di un campione del mondo nuovo contro una leggenda che si ritira. Secondo me, riusciranno a dare spazio a entrambi. Non è che gli mangerà chissà quanto Rossi, ovvio che ci saranno un sacco di cerimonie e non cerimonie però mi immagino anche ad esempio un Quartararo che vince con un paio di gare d'anticipo per esempio gli possono fare una mega festa solo per lui e poi al, nel finale ci sarà anche la, la doppia festa se vogliamo quindi in realtà non gli mangerà così tanto e soprattutto penso che lui, cioè penso sia molto meglio vincere il mondiale quando si ritira Rossi che vincere in pandemia come Mir perché... Quello invece è stato un mondiale che ha l'asterisco, tra virgolette, no? come si suol dire, invece è quello di, di, di Quartararo o di chi, per, di chi sarà, insomma, sarà sempre ricordato come un mondiale regolare, un mondiale guadagnato e tutto, pace se ci saranno tanti occhi puntati su, su Valentino, cioè nel senso alla fine conta il fatto che c'hai il tuo nome scritto sulla, sulla torre della MotoGP, penso, eh, non so, io non... Eh. Sì, insomma, sono, sono convinto anch'io che si riuscirà a equilibrare. È ovvio che uno come Valentino ti porta via tanto a livello mediatico perché sì. sicuramente non avrai per dire la gara finale tutta tua, cioè ci sarà anche il suo spazio. Quindi eh, di base, come dicevi, te da 100 devi tirare via qualcosa. Probabilmente non dico che sarà un 50-50, ma, ma quasi, però mh, cioè, penso che. Non ci saranno particolari problemi per Quartararo, sì, probabilmente avrà un'esposizione più leggera, ma poi mh, nel senso, il, eh, parlare del ritiro di Rossi si farà, però eh, inizierà una nuova vita per Rossi, quindi magari l'anno prossimo corre con le macchine, quindi bom, non si cagherà più nessuna MotoGP, tutti a guardare le macchine, noi diventeremo eh, macchina rossa. Esperti della 6 ore però... di Roma, che cazzo, era sì. mai viste, anche e... per sbaglio. Però come dire, Quarta Raro farà sempre parlare di sé. O comunque, chi vincerà il titolo partirà come favorito. Quindi si sì, parlerà molto di questa stagione. Noi, per esempio, su Casco Rosso lo faremo tanto. Quindi mh, da quel punto di vista lì, non, non vedo questo. Mir tra i social e tra il proprio giornale nessuno ne vede. In carica, dispiace, è vero. Io, per esempio, Mir lo considero ad oggi sempre uno dei più forti. Eh, mi spiace che sia in questa sì. situazione quest'anno, ma per me ha molto più valore di di, di, tanti, cioè di... Allora, come dire, com'è com che posso spiegarlo? Io credo che il suo mondiale abbia valore. Sì, quello dell'anno scorso, certo, è diverso da un, un mondiale classico a cui siamo abituati. Però io credo che non sia stato vinto per caso, cioè che comunque l'abbia vinto perché è forte. E quindi credo che come dire, sì, probabilmente c'è stato poco risalto a livello mediatico: il Covid eh, si è messo di traverso e quindi sembra un po' un mondiale fuffa. Ma la verità è che eh, io non lo considero per niente fuffa. Certo, forse se un mondiale classico è 100, quello lì è 90 perché ci sono stati ovviamente de de delle situazioni che hanno potuto avvantaggiarlo, però non, non è che vedo Mir come, oddio oh cazzo gli è andata proprio di culo a vincere il mondiale che... sì, vedo Mir come un pilota di un e può ancora vincerlo il mondiale assolutamente, ma poi oh ma ogni volta che devo iniziare a parlare tu ti rimpicciolisci, quindi devo distrarmi oh, pensa a Teo. Oh. <ride> dicevo, va, va 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 continui, continui dicevo, no però Occhio che c'è anche un'altra questione secondo me con Mir su questa percezione che si ha di lui. Allora, io innanzitutto devo essere d'accordo sul fatto che sicuramente... Eh, niente, ti devo ri rimettere di nuovo giusto, io veramente devo capire questa Se oggi passi la sera a rimettermi dentro... il quadro, eh, proprio... <ride> non riesco a capire perché <ride> succede questa cosa, non, non ha un senso. E, allora, la premessa è quella, sono d'accordo, lui l'ha meritato poi perché comunque è vero. 14 gare invece che 19-20, la pandemia, gente fuori per il COVID, Marquez che, che, non, che non era in pista. E quello forse è davvero la, la cosa principale, perché è come dire: tu non hai battuto il boss, ok? Quindi non sei sì, campione sì, sì, perché sì. hai battuto il campione, sei campione perché il campione vero non c'era. Quella è la roba grossa. Però, per tutto il resto, non era mica Mir l'unico a correre in un campionato del genere, tutti gli altri hanno fatto la stessa cosa. Quindi, se alla fine lui ha fatto più punti degli altri, merita lui di vincere il titolo. Quindi, secondo me, poco ci, ci piove su questo. Ma il problema di Mir adesso è che Mir adesso non si sta comportando da campione. Cioè adesso non ti sembra il campione in carica perché è uno che fa fatica ad arrivare terzo. Eh, eh, cazzarola, eh, non va bene. Cioè, guarda un raro. Quarta raro ha proprio l'aria de del campione. ok? Eh, ma persino Zarco a momenti ti sembra più mm, diciamo tra i migliori della categoria. Mir. Sono d'accordo che in realtà lui ha, ha caratteristiche. C'è. Perché poi ricordiamolo: è uno che parte undicesimo e ti arriva quarto, quinto o magari anche terzo. Però lì si ferma. In questa stagione su nove gare non è ancora riuscito neanche ad arrivare secondo, se non sbaglio, o comunque in generale non ha mai vinto una gara. E quindi secondo me l'aura di sì, ma non è proprio il campione deriva anche tanto da quello. Poi magari è una mia idea, eh, insomma. No, no, ma nel senso sono d'accordo. Cioè effettivamente l'immagine di Miro in questo momento non è quella di un campione del mondo in carica vuoi perché la Suzuki effettivamente sembra a livello tecnico mancare in certe situazioni o comunque magari non metterlo nelle condizioni di essere veloce nel giro secco e quindi si ritrova sempre a fare la sua classica gara ovvero partire da eh, molto lontano per arrivare a ridosso del podio e cercare di portare verso la casa però potenzialmente io lo considero sempre tra i più giustamente campioni camp camp del mondo probabilmente se la Suzuki se la Suzuki non riesce a progredire, credo che sarà destino che lui cambi casa, cioè che vada in Ducati, Yamaha o Honda, cioè comunque vada in un altro team per cercare di dimostrare che è effettivamente forte, quello sicuramente. Assolutamente. Allora, facciamo il power ranking attuale il titolo le prossime gare. Qual è secondo noi? Allora, aspetta, puoi? giusto una roba, sì, Quartararo penso sarà il primo francese a vincere la classe regina, comunque rispondendo a Fusilli e power ranking attuale allora io direi beh c'è l'asterisco su Marquez perché bisogna capire Marquez 100% quanto vale io nell'ipotesi in cui Marquez riesca a tornare a un ottimo stato fisico metto Marquez primo ora come ora per quello che ha dimostrato e per quello che ha fatto vedere anche al Sachs mm, sì ma penso cioè, Danny, penso che tenda c'è cioè, proprio una classifica per il titolo c'è cioè, il power ranking riferito al titolo di quest'anno. Ah, cioè io, Markets, ah, okay, fuori gioco. ok, ok, Scusa, ho cioè, capito male, pensavo di dover sì, 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 per il ordinare. Sì, le sì, sì. Ok, beh, allora io direi: diciamo chi, chi ha più chance? Sì, Quartararo Primo. E ti dirò: secondo me, Bagnaia. Secondo secondo me, Zarco. Non arriva fino alla fine. E poi come terzo, allora, però. Aspetta, io... come terzo, sì, sì, vai, vai. Come terzo, mi sa Zarco, però lo stesso. Cioè, non ce lo vedo a vincere e secondo me verrà superato. Quindi più o meno sì, quarta raro, Bagnaia e Zarco. Così, la butto lì. Allora, diciamo che potrei avere le idee più lucide dopo questa doppia, però sono d'accordo. In questo momento non mi sento ancora di dargli tanto distacco dal secondo perché sono veramente tanto curioso e secondo me queste due gare che andremo a affrontare saranno davvero il punto centrale della stagione, cioè Quartararo scappa oppure Quartararo viene messo in difficoltà, questo è il tema centrale di due weekend al Red Bull Ring. Dopodiché cioè, se Quartararo si difende benissimo, addirittura le vince, per me nel power ranking schizza in alto e praticamente il titolo potrebbe perderlo solo lui. Io vedo sicuramente lui davanti, Bagnaia secondo ma non così tanto lontano e vedo subito dietro probabilmente Zarco e poi Miller e Olivera possono diventare due carte importanti due aghi della bilancia da, da tenere in considerazione Olivera credo sia abbastanza escluso dal mondiale Miller, non so quanti punti ha però no, secondo vedere. me è determinante la, la gara di la prossima sono determinanti. Bisogna capire che direzione prenderà la, la seconda parte di stagione. Se sarà un dominio di quarta raro, quindi è certificato che Quartararo è quarta. Il pilota del momento oppure se le Ducati tornano all'attacco, si fanno sentire, portano a casa punti, accorciano la classifica e quindi riaprono un po' i giochi, esatto. dandosi una seconda possibilità. Sì, è chiaro che eh, considerando il nostro portare sfiga è ormai assodato che Mir vincerà nove gare di fila. Vincerà il mondiale e manderà una foto di lui che mi fa il dito medio autografata. cioè È proprio. <ride> Beh, dai, non sarebbe male. <ride> Beh, comunque la <Miller> penderei. <ride> Dominator, Dominator Miller a 56 punti di distacco. Sono tantini, eh, nel senso, oddio, se le vince tutte e due, magari si riporta una distanza buona se quarta non fa due secondi. Però comunque 50, 56 sono un po' borderline perché sono quel distacco che non è esagerato, cioè a livello di matematica può essere recuperato, però iniziano comunque a essere due gare di vantaggio. Certo. Sì, 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 ma anche più. Così come Mir, Mir ne ha 55 se vogliamo, quindi davvero <coughs> Mir in realtà è perfettamente ancora in gioco. Chiaro che mi baso più che altro sull'andamento della stagione e l'andamento delle carriere, cioè Zarko è comunque un due volte campione del mondo, quindi secondo me riuscirà in qualche modo ad arrivare alla fine con tanti punti, visto che sta facendo una stagione della Madonna. Bagnai è anche un campione del mondo e io mi sento, spero che possa riuscire finalmente a sbloccarsi e iniziare veramente a martellare per uh, battere quarta raro. Poi per carità, sicuramente anche Jack ha possibilità, però lui secondo me è nella posizione che deve ancora dimostrare, per carità in MotoGP anche Bagnaia e, e Sarko sia chiaro, però Miller deve dimostrare di saper uh, portare a termine una stagione. Tutta ad alti livelli, cosa che non è mai riuscito a fare nella sua carriera, quindi secondo me sì, sì. c'è anche questo piccolo dettaglio. Sì, sì. Però vabbè, è ovvio che sulla carta adesso sono ancora tutti molto 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 vicini e tutto è possibile. Poi giustamente due gare sullo stesso circuito, che è da, da una parte un circuito favorevole a Ducati, dall'altra alle KTM, però Quartararo non è mandato proprio malissimo e potrebbe continuare ad andare bene può succedere veramente di tutto secondo me veramente fra due settimane potremmo trovarci di fronte a una classifica completamente diversa praticamente quindi sì poi praticamente, anche come dicevo, questi, questi due weekend sono veramente fighi perché portano dietro dei temi molto interessanti comunque per rispondere a Fusilli sì effettivamente nelle ultime stagioni le gare poche. con la pioggia si vedono veramente poche, poche, poche. poche cioè piove solo qua dove abito sì, io sì di base succede parole. così <ride> qua piove cioè solo sembra no però boh, evidentemente se si ne astrozzi, vedono forse no? immagino vediamo se abbiamo capito la stessa cosa cioè gare con la pioggia non misto un po' strano ma piove un po' simpo, No, cambio moto cioè quelle vecchie gare proprio con tanta pioggia dove sì sì dove partivi che esatto. sapevi che ti dovevi fare proprio tutta la gara sotto l'acqua c'è cioè, una silverstone 2015 per dire no? una cosa del genere sì, ecco, sì, quelle sì, si sì, vedono sì. di meno. Sono d'accordo. Ah, Niente, Tu sei tornato piccolo! Che gara, tornato... quella lì merita, di, merita uno spazio in storia di Gi. Eh, Silvestro sì, sì, 2015. Poi col... però adesso sarà, sarà più tosta. Credo. <ride> ho iniziato già a preparare il prossimo video. Cioè, okay. ho il mio blocchetto di appunti, non mi ricordo dove l'ho messo. Però sì, e sarà più tosta. Non lo so come mai. Cioè, sapere eh. che Rossi si ritira. Sembra veramente di parlare di roba storica. Sai, adesso fare un video su Valentino. Dici, Vabbè. ok, si parla di storie. Però... Perché comunque si parla di tanti anni fa. Però lui è ancora in pista. No, e... però adesso sai che si ritira a fine stagione. Quindi sai che l'anno prossimo già saranno tutti i video storici. Sì, sì, sì. Si parla veramente del passato adesso. Sarà ufficiale parlare del passato. è, Gare di <ride> è oh, gara tipo Moneki 2017, è un'altra gara da, da storia di GP, probabilmente. mamma quella, quella è stata veramente il più grande tanta roba. Sì, sì. No, what if? no, però, veramente con quella gara lì. Lì ho pensato: Dovizioso vince il mondiale. Perché dai, come fai? Cioè, tiri giù una gara così, basta, cioè, lì, tutti a casa, lì si era proprio. Secondo me, materializzato il vantaggio che aveva negli uno contro uno. Dovizioso, Sì, sì, sì. sì. cioè Dovizioso quell'anno lì. Se andiamo a prendere gli uno loca, contro uno, Marchez l'ha martellato. E... Però niente, come dicevamo prima, è mancato qualcosa. Perché poi, probabilmente, se la misura dei punti nell'uno contro uno ha vinto lo vizioso. E infatti, è quello il grande rammarico. Perché te dici: Sai un conto, hai vinto, non lo so, una gara di culo perché Marquez ti è caduto davanti oppure ha sbagliato lui. No, cioè, tu hai battuto Marquez nell'uno contro uno in più gare. Sì. Eppure, nada, il problema è stato veramente il, la gestione delle altre, un po' come nei campionati di calcio, perdere con le piccole e eh, che alla fine ti porta a non vincere i campionati. Sì, adesso, cioè, io veramente in questi giorni qua adesso hanno venduto, mi stanno vendendo anche Lukaku. Cioè, boh, sportivamente, sportivamente eh, sono rovinato io. Sei cioè, non, sì, sì, adesso l'Inter tornerà a lottare per... per Entrare in Champions con un miracolo nonostante l'Italia stia ritira. sognando con le Olimpiadi e stiamo vivendo un'estate della Madonna dopo gli europei, eccetera. Io sportivamente tu sei sotto, distrutto, sono massacrato, <ride> eh. Dai, vabbè, ma magari, magari, no, dai, magari poi va bene, dai. Non, non ti demoralizzare, su. Non, non penso, ma no, Ma Lukaku lo vende, ma sì, vabbè Anzi, Lukaku lo vende so per un forte, dai, su, mettiamola, mettiamola così, si sì, <ride> Rotto magari anche, Vabbè. però ah, tra l'altro hai sentito Messi che se ne va da Barcellona per dire, c'è stato anche questo oggi eh, se, no, se te lo sei perso. Ah, sì, ho visto qualcosa, ma non ho capito bene cosa è successo. Oh, semplicemente non rinnova tipo, quindi va, va via da Barcellona. Quindi immagino già City con Guardiola ah, okay. a sto punto. La differenza quell'anno è che nelle piste Ducati dava filo da torcere fino all'ultima curva, nelle piste di Marquez Vizioso spariva. Questa è sicuramente un'interpretazione corretta. Vedi Filippa Island e penso sia l'emblema, ovviamente. Citiamo sempre quella, ma d'altronde è quella che gli ha fatto effettivamente perdere il titolo. Una pista dove Marquez domina in lungo e largo, tu devi correre ai ripari. Cazzo, fai un terzo posto, almeno, no? No, tredicesimo è lì. Sì, comunque no, non tredicesimo, cos'è? Aveva fatto tredicesimo? tredicesimo. Sì, sì, cioè, sì, ho stampato in testa. Ah, no, così no, non puoi vincere un mondiale così. Cioè, quella gara lì. To, se proprio ti andava. Malissimo che era gara d'esperazione facevi quinto, ma quinto ti dove... era il risultato peggiore che potevi fare. Sì, 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 assolutamente. Oggi Messi lascia Barcellona a livello mondiale, un impatto molto più grande di Rossi. Beh, sicuramente, comunque, Rossi, stiamo poi parlando di un, di un pilota che è a fine carriera dove non, non portava risultati, e Messi invece è ancora uno dei più incisivi a livello mondiale, quindi ci sta che poi il calcio in generale è molto più seguito della, della MotoGP nonostante magari se andiamo a fare il sondaggio nel mondo chi conosce più Messi, chi conosce più Valentino lì se la giocano, eh? probabilmente conoscono più Valentino che... giustamente come diceva Sarko, sì, ma... se tu chiedi a qualcuno che non sa niente di moto dimmi qualcosa sulle moto, ti dico Valentino Rossi capito? Sul calcio sì, magari sì. ti dicono Maradona, Pelé, piuttosto che Messi sì sì, ci sono più esatto. persone. magari Messi avrà bisogno ancora di qualche anno qualche lustro per entrare veramente nell'immaginario comune mettiamo Diventiamo pallone rosso l'anno <ride> no, prossimo. sì, che devi parlare di calcio per forza, perché qua <ride> iniziano a mancare i fondi poi. 5 <ride> agosto toglie dai madonna, pensa che lì che lo festeggiano il compleanno uh -huh. e magari sono <ride> di Barcellona e ti fanno rossi, per dire. <ride> Disperatissimo. Cioè, Anzi, parliamo di una cosa bella, che in tutto questo, cioè Messi si ritira, Rossi si ritira, no, Messi non si ritira, Cambio squadra, Rossi si ritira... Terza guerra mondiale, ma Morbidelli, raga, va in. ma ufficiale, oh. <ride> nessuno se lo caga, eh, vabbè, vabbè, io veramente... stasso, ma <ride> Io, veramente, vorrei anch'io il mio spazio peso di Rossi. Beh, ma secondo me, da un certo punto di vista, aiuta questa roba, soprattutto uno come Morbidelli. Magari la cosa, sai com'è, lui sì, è uno un molto riservato. smooth, molto eh, come dire, riservato. Quindi, secondo me, questa cosa qua ci sta. cioè potrebbe togliergli un po'... Di... cioè il, prob... il ritiro di Rossi, secondo me, ai piloti dell'Academy in generale potrebbe dare una spinta, perché è il loro idolo e in questo momento probabilmente gli sta togliendo anche un po' di pressione, sai, magari eh, anche su Bagnaia dicono, eh, però sei un pelino indietro, così, invece adesso si parlerà, eh, Rossi si è ritirato, Rossi di qua, Rossi di là, e... e quindi potrebbe tirar via un po' di pressione magari per Morbidelli potrebbe essere anche un aiuto, mh, considerando che se no si andrebbe a parlare del confronto con Quartararo, soprattutto se Quartararo dovesse vincere il titolo. Assolutamente, sì, sì, ma infatti secondo me, eh, ci scherziamo però di base, non penso che la notizia di un rinnovo, soprattutto a fronte di notizie di questo tipo, lo stesso Morbidelli non penso che se la sia presa, adesso si fa già per ridere, però effettivamente... Sì. Io mi ci metto dentro. Sai che non ho idea di come sia il contratto. Cioè, non ho letto se è di due anni piuttosto che... Cioè, sono stato talmente preso eh no, dalla no, questione di Rossi. Fine, non... Sì, Ha scritto di rossi che anche... Penso che sia praticamente impossibile adesso. No, no, è assurdo. Oh, tu continui Mamma mia, oggi ho un odio. Va, 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 va. sei entrato piccolissimo. Niente, non... non riesco più a metterti a posto. Cioè... Stai facendo il cazzo che vuoi, non so come, <ride> come altro dirtelo. Sì, io sono. mi sto muovendo. Probabilmente c'è qualche onda elettromagnetica strana che fa interferenza da qualche parte. Comunque, vabbè, se mi sentite, sì, sì, ho visto il commento sento, di Fusile su no? Instagram. Messi 2019, 219 milioni, rossi 10. Sì, beh, il calcio, il calcio tira di brutto, ma lo vediamo anche noi. Cioè, il discorso che facevamo anche in una live. Guarda le reaction delle partite, c'è gente che ha un sacco di, di, di seguito. Si parla anche di 2-3.000 seguaci. Quindi certo. eh, come dire, ovvio che il bacino di utenza è enorme. Eh, la nostra è proprio una nicchia della nicchia. Probabilmente, se veramente fossimo pallone rosso e qualcuno iniziasse a simpatizzare per noi, magari avremmo sicuramente più seguito perché è normale è ovvio che se ti butti eh, dentro il mare ci sono più pesci se invece ti, ti lanci dentro un laghetto quello che c'è c'è no vabbè no, chiaro però eh, insomma diciamo che così come anche la Formula 1 cioè, la sì, Formula 1 sicuramente esatto, è un mondo più grande sì 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 noi abbiamo scelto questo perché è la nostra passione poi non è che pretendiamo che tutto il mondo debba parlare di Rossi perché Rossi è il nostro cioè, ci mancherebbe altro ci... Penso ah, se fossimo stati ovviamente. appassionati di, di... Boh, lancio dei sacchi di patate che Cricket. fanno in America. No, no, zio, fanno, lanciano ah. i sacchi di patate, di fecola tipo. Da... Ed è uno sport? Sì, 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 danno anche la televisione che li filma. Ma riconosciuto da qualche federazione? Sempre da quella solo americana. Loro inventano gli sport e poi quando vincono si autodichiarano campioni del mondo. È bellissima questa cosa. Perché le giocano solo loro di conseguenza? vabbè <ride> ah sì, vabbè, ah come un po' il discorso che hanno fatto nel CrossFit, sì, sì. loro si sono inventati il CrossFit. E e il campionato più competitivo che c'è sono i CrossFit Games, che si svolgono in America e loro danno la possibilità a qualcuno per continente di partecipare, però eh. le qualifiche che sono praticamente impossibili perché loro fanno CrossFit da l'alba dei tempi. In Italia non sono neanche dieci anni sì, che sì, si sì. pratica questo sport, per dire, no, ma... però sì, loro. E non è riconosciuto una federazione quindi. Eh, come dire, magari anche controlli antidoping, così è un po' manovrato, anche se si... forse manovrato è brutto. Però dico, a me è capitato per esempio nei, nei CrossFit Games di vedere dei controlli sull'antidoping fatti a personaggi non, non di primissima linea, quindi fatti un po' così. Sì, 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 ma poi, come mi dicevi, te, è proprio un marchio CrossFit quindi è, sì, è proprio, io, nasce proprio come economico. manovra commerciale alla fine. Assolutamente. E personalmente spero che Morbidelli il prossimo anno a Quartararo ne dia tante, ci suggerisce Danny, come dice anche Fusilalagù, difficile, però insomma... Ah, ci speriamo. Ci speriamo. Io ci spero, non perché mi sta sul culo Quartararo, no, no, ecco, ma perché no, no. ovviamente ci terrei che Morbidelli... Vincesse, okay, ma, ma anche, cioè sarei anche senza dargliene tante è anche un bel campionato competitivo dove si scambiano le vittorie uno con l'altro e alla fine prevale Morbidelli fa comunque super piacere anzi probabilmente anche meglio sinceramente Morbidelli ha tutte le carte in regola per fare meglio di Quartararo quest'anno infatti fa veramente rabbia pensare che abbia sprecato un anno con quella moto e poi addirittura con l'infortunio però il 2020 ci insegna che Morbidelli ormai è, è arrivato a un livello top e con la moto ufficiale nel team ufficiale, sinceramente, non vedo perché debba avere qualcosa in meno di quarta raro. ecco Cioè, secondo me, a tutte le carte no, regola. Per. Poi me. io, vabbè, purtroppo è finito. Però stavo pensando, ci stavo riflettendo oggi. Che il 2021 è l'anno dei 94, quindi magari col 2022 si continuerà. Perché in NBA Antetocumbo 94. Nuoto adesso vedevo l'australiana la, che ha vinto tutto è 94. E il centometrista italiano che ha vinto è 94. Quindi insomma. Morbidelli è 94, cazzo, orgoglio di noi 94, secondo me l'anno prossimo <ride> è il suo anno, dai, basta. Ci siamo. Deve continuare ci, la striscia positiva di 94 vincenti. <ride> mm. e, e poi però appunto c'è il discorso, in realtà come diceva prima Fusili sul francese che vince il mondiale per la prima volta, comunque per quanto... Io non ritengo che Zarco riuscirà a farcela. In realtà è la lotta addirittura a due in questo momento. Quindi anche Zarco potrebbe essere il primo francese a essere campione MotoGP e diventerebbe il, il primo dell'era MotoGP a vincere con un team satellite. Quindi c'è anche questo tema qua in realtà, con la rinascita dei team satellite. Alessandro aveva fatto un video in merito dove, appunto, aveva parlato del fatto che comunque all'inizio. Dell'era c'era stato tipo eh, Gibernau, 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 assolutamente, ma anche altri che correvano in team non ufficiali che portavano a casa i risultati della Madonna. Poi c'è stato il dominio dei Fantastici Quattro, tutti e quattro in team ufficiali. Quindi addio coi, coi team satelliti competitivi. Ma negli ultimi anni sono tornati a esserlo parecchio. Quindi insomma, in questo momento, Zarco ha per le mani veramente un'occasione. Più unica che rara diventare il primo francese a vincere e farlo anche da team satellite. Quindi c'è anche tutto questo rinascimento dei, dei, piloti, dei piloti satellite. Abbiamo anche comunque il. come si dice? Il fatto che. Ehm... Oh, non, mi viene, non mi viene il nome. Martin, dico Martin sembra anche un altro sì. che potrebbe, dai, purtroppo ha avuto l'infortunio e tutto, però magari già l'anno prossimo potrebbe dare tanto anche lui a livello di Team Satellite, abbiamo Nakagami che sta crescendo in onda, che sa che anche lui possa dare risultati, cioè in realtà ci sono tanti piloti di Team Satellite, lo stesso eh, Morbidelli fino all'anno scorso e, e volendo ci mettiamo dentro anche Quartararo, in realtà c'è tutta una, una rinascita da quel punto di vista lì e anche per quello ormai c'è veramente tanta calca perché tutte le marche ufficiali ormai sono praticamente competitive anche l'Aprilia lo sta diventando se ci metti dentro anche il loro Team satelliti, veramente c'è cioè, un, un parco scenico che è più pieno di così non si era mai visto probabilmente no assolutamente diciamo che secondo me magari già nella prossima live ma penso che tra un paio di settimane si potranno fare dei bei discorsi in base a come andranno questi risultati qua cioè saremo qua a parlare veramente di chi Può portarsi a casa questo mondiale. Adesso siamo in quel momento in cui Quartararo è il favorito, ma ci sono dei punti interrogativi su qualche altro pilota. E quindi questi due weekend potrebbero consegnarci eh, appunto delle, delle risposte a questi punti interrogativi. Sì, 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 quello sarà No, veramente penso mai come. Come queste due gare negli ultimi anni ci siano stati davvero un momento in cui lo capisci proprio che okay, questo è un momento decisivo per la stagione. Cioè queste due gare in Austria, per la situazione della classifica, per il tipo di pista che è l'Austria, saranno super fondamentali. Sì, assolutamente decisivo. Poi Fusilli dice che poi Morbidelli sembra una generation, ma in realtà è una generazione Markets, vero. Per un fattore di età però c'è anche da considerare che lui ha debuttato in Moto2 nel 2014, quindi quando Marquez faceva le famose 10 vittorie di fila, Morbidelli <ride> esordiva nel moto mondiale. Quindi c'è anche un po' di differenza anche da quel punto di vista lì, però sì, sì a livello di età Poi è ovvio la... che certi campioni alzano l'asticella a livello di età in una maniera assurda. Mm -hmm. Cioè Marquez, se ci pensiamo, ha vinto il suo primo titolo a 20 anni Chiaro. in MotoGP. E guarda Quarta Raro adesso potrebbe vincerlo a 22, sì. 22, quindi sì. E che po avrebbe, avrebbe potuto vincerlo l'anno scorso, quindi a 21. Quindi siamo vicini alla zona, diciamo tra i 20, 22, 23, che è proprio l'inizio di carriera. Mm -hmm. Morbidelli a 27, sei comunque in una fase dove, nel senso, non sei super giovane perché comunque ti devi confrontare con piloti che iniziano ad avere 6, 7 anni in meno di te. Però non sei neanche vecchio, sei diciamo nell'età giusta. giusta a livello di maturazione. Sì, anche in realtà a livello proprio di mh, eh, esperienze MotoGP, perché è vero che fa un po' New Generation eh, morbidelli, e secondo me anche un po' perché di mezzo c'è stato l'anno della pandemia che ci ha un po' tutti scombussolati con la gestione temporale delle cose, però in realtà questo è il suo quarto anno in MotoGP, l'anno prossimo sarà il suo quinto. È proprio in un momento in cui... Se non sei un iper fenomeno esagerato stile Marche Zerossi, con 5 anni di esperienza, puoi puntare al titolo secondo me, e, e con una moto poi ufficiale. Quindi, in realtà, lui sì, arriva sì, giusto sì, ma Mor con i tempi giusti, diciamo. Morbidelli, se non avesse avuto tanta sfiga, probabilmente sarebbe il campione del mondo in carica, no, appunto. Quindi, secondo me, Quindi. ci sta in realtà come, come tempistica, quella di Morbidelli. Tu invece, continui, assolutamente. Odio. Io, niente, ti sto facendo sfasare stasera. una <ride> roba che non hai idea. E Dominator? Niente, questo 5 agosto eh, verrà segnato anche sì, eh. sul, sul calendario <ride> di nuovo, storico eh. di Casco Rosso. 5 agosto, data in cui non funzionava niente nella live, niente, io guarda, ho giornata piena di, di, di sfighe. E um, Dominator, però, appunto quello che pensavo io. però, credo che se Esarco non inizia a vincere delle gare, dubito che essere costante basterà a vincere il mondiale. Esatto, cioè. Non lo so. potrebbe anche vincerne una io lo spero perché porca puttana se fai una stagione così e non mi vinci una gara mi dispiace cioè divento veramente empatizzo e dico porca puttana però eh, comunque non so mi trasmetto una sensazione pessimistica diciamo così cioè, non lo vedo come campione però sicuramente se vuoi iniziare a vincere cioè, se vuoi vincere il mondiale devi iniziare a vincere le gare quindi che è lo stesso che vale per Bagnaia, eh, per carità, sulla carta. Anzi, Bagnaia ha messo pure peggio. ha messo pure peggio, quindi sicuramente gli altri devono iniziare a svegliarsi. Perché, comunque, la classifica sotto mano. Ricordiamo che Quartararo, a parte il quinto posto in Qatar, la prima gara che è stato un risultato normale, ha fatto quinto, punto. Abbiamo Erez tredicesimo, dove ha avuto male al braccio e Catalunya sesto, dove c'è stata la, la faccenda della tuta, in entrambi i casi partiva dalla pole ed erano tutte e due gare se non da vittoria, anzi, Res probabilmente era vittoria sicura, Barcellona faceva probabilmente almeno terzo, quindi stiamo parlando di un pilota che in realtà è praticamente sempre sul podio e ha già vinto quattro, poteva vincere forse cinque gare in nove disputate, quindi se vuoi stare dietro a un ritmo del genere Adesso è fondamentale iniziare Devi a vincere, c'è poco da fare. Da, da questo punto di vista, magari è un po' più avvantaggiato Miller che ne ha già vinte due, però allo stesso tempo, oltre a quelle due, ha fatto veramente poco il resto, quindi ti trasmette anche lui un po' più di debolezza. Tutto lì. Sì, sì, è fondamentale iniziare a vincere per tutti, Per forza, per non tutti, ci sono più scuse. Tutti. Anzi, c'è anche un leggero ritardo mm -mm. se si inizia adesso, però diciamo che la, la situazione non è ancora, no, certo. Poi è ancora fattibile. Ripeto, cioè, mi auguro per lui di no, ma... Un solo errore di Quarta Raro sono 25 punti in meno. Quindi assolutamente non ha. Diciamo che se, si riaprono i giochi, se sfrutti bene, quell'occasione. Chiaro, chiaro, chiaro. Anche perché adesso ne ha. 34 perché se poi. La vince, vantaggi. Orge. Martin ti cambia poco il esatto. mondiale! Cioè, se Quartararo si sdraia e vince Martin. Cioè, a livello di classifica si muove ben poco. Sì, sì. sì, C'è proprio bisogno che quelli che stanno dietro siano lì pronti, come avvoltoi, ad agguantare più punti possibile ad ogni minimo errore di Quarta Rara. Assolutamente, quello che avvantaggia vantaggio sì. Quarta rara è il fatto che ce ne sono tanti che lo inseguono e possono, appunto, mettersi i bastoni fra le ruote a vicenda, quello è sicuro. Quello e... certo, oh, dai, io direi che per oggi abbiamo dato. Ci siamo oggi, la voglia, forti... abbiamo data oggi. Di... Okay. live complicatissima sia da un punto di vista emotivo che di gestione tecnica perché è davvero soprattutto emotiva no veramente parole e... però dai eh, anche oggi è andata avremo modo per capire veramente cosa è successo nei prossimi giorni perché ancora penso che nessuno abbia veramente realizzato che cosa, appena... che cosa ha detto Valentino Rossi oggi pomeriggio perché è probabilmente uno di quei giorni che Sai che doveva arrivare, ma poi è arrivato e non eri veramente preparato. Si, sì, sei tutto scombussolato. <ride> esatto. <ride> e niente, Ale, io ti dico: ti faccio fare la, il, il tuo consueto eh, racconto dei nostri social, ma non cambio grafica perché ho paura sì, che. Perché succeda... sennò rischiamo che non viene fuori un bordello <ride> della delirio. Quindi cercherò anche di essere Vai, più veloce e più, più conciso E più diamo, che tra un po' mi scoppia il computer forse. <ride> Ragazzi. Canale Twitch, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto, per poco ammazzo <ride> il microfono. Eh, vabbè, Definitely. oggi non va a niente. Quindi iscrivetevi qui sotto, campanellina per attivare le notifiche. Così, tutte le volte che andiamo live verrete notificati. Mi hanno sempre detto che non funzionano proprio benissimo. Quindi, Instagram è fondamentale, su Instagram pubblichiamo tutti gli aggiornamenti dei nostri canali, di quello che facciamo. Quindi, se ci seguite su Instagram e eh, vi stiamo simpatici potete rimanere aggiornati su tutto il nostro programma. Per quanto riguarda YouTube, anzi no, prima di YouTube Twitch, eh, se volete supportarci in modo gratuito lo potete fare con Amazon Prime. Se siete utenti Amazon Prime e vi iscrivete ad Amazon Prime Gaming, potete dare un abbonamento gratuito al vostro streamer preferito. Se noi siamo il vostro streamer preferito, potete abbonarvi al nostro canale gratuitamente a noi verrà riconosciuta una piccola commissione. Canale YouTube. Iscrizione anche lì, like se vi piacciono i video, campanellina delle notifiche così tutte le volte che esce un contenuto verrete notificati. E niente. Mh, per quanto riguarda storia di GP, se non l'avete ancora visto, fatevi un giro. Prossime live, ovviamente, domenica dopo la gara. Ci scateniamo anche perché sarà molto, molto interessante questo weekend. Oh, yeah. Abbiamo detto che saranno due weekend interessanti, e questo è il primo. Quindi ci vediamo domenica sera 21.30 sempre qua su Twitch. Cascorosso.it, se volete come dire conoscere appieno il nostro mondo e vedere tutte le piattaforme dove ci potete trovare, perfetto. Con questo quindi è tutto, ragazzi. Ci vediamo domenica dopo la gara. Io proprio faccio che chiudere la live, che qui può succedere il finimondo. Sì, <ride> ci <infatti>. vediamo domenica <ride> sera. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao, ragazzi Ciao.